quando in pieno lockdown a qualcuno dei preti è venuto in mente di dire ma facciamo qualcosa per chi non ha, per chi ha bisogno, e abbiamo iniziato in un modo molto, molto sommario, molto precario, così un po' la spera in Dio. Vabbè, la Caritas se non spera in Dio, meglio che si ritiri se non sperasse in Dio, no? Per noi è fondamentale, qui ci sono un po' di persone, soprattutto quelle in piedi, ma anche sedute, che sono i volontari della Caritas. Siamo un bel gruppo, sta aumentando, mancano le forze più giovani, perché i ragazzi con la scuola e così via hanno tempi molto contingentati, non perché gli altri non facciano niente, mancherebbe altro. Non è che sono qua perché non fa niente, anzi, però abbiamo anche un bel gruppo di ragazzi che ci danno una mano. Ma per noi diventa fondamentale il momento iniziale dell'anno che è il mandato, perché la Caritas non è un'opera di volontari. La Caritas è il modo con cui una comunità cristiana cerca di farsi carico dei bisogni o delle situazioni di marginalità, di emergenza, di. Poi c'è la Caritas Ambrosiana, c'è la Caritas Internazionale che si fa carico anche di realtà molto più grande. Noi ci limitiamo a piccole cose, aderiamo alla Caritas, quella diocesana, e per noi diventa importante proprio il fatto del mandato che facciamo all'inizio del mese di novembre, dove chi si vuole assumere un impegno dice lo faccio non in nome mio, ma in nome di una comunità. Quindi per me è importante recuperare sempre questa realtà, no? Cioè non io ma noi, che è molto più dell'io, insomma, no? Qui sono momenti della celebrazione, il mandato, dove mi impegno a fare questa roba qua, un po' il gruppo dei volontari, con alcune attività, per esempio. Di solito all'inizio di novembre, quando facciamo il mandato, facciamo la distribuzione. Diamo un riso in cambio, chiediamo un'offerta. E di solito sono realtà che rimpinguano un po' le casse, no? Perché noi andiamo avanti soltanto da soli, cioè come Caritas non abbiamo sovvenzioni, non abbiamo finanziamenti se non donazioni che qualcuno fa. Con raccolte che facciamo in un modo straordinario, però ci difendiamo. Non siamo con l'acqua alla gola, dico la verità. Qui sono qua sempre i volontari. Con un po' di ragazzi. Queste qui erano le prime volte, ancora quando avevamo la mascherina si vede, giusto? Sì. O dovevi spegnere le luci? No, perché si vedono anche le facce. Dove un po' di giovani si vedono con la distribuzione in 2 giornate, del mercoledì e del venerdì, sempre dalle 17 alle 18:30.